ChatGPT è uno strumento di intelligenza artificiale gratuito che sta diventando popolare in tutto il mondo. A differenza di altre applicazioni simili, ChatGPT non si limita alla creazione di testi, ma può anche creare siti web, videogiochi, organizzare viaggi, rispondere a vari tipi di problemi e migliorare la creatività. L'utilizzo di questo strumento è molto semplice. La pagina iniziale di ChatGPT mostra una barra dove è possibile inserire un testo e fare una domanda. Premendo il tasto invio o cliccando sulla apposita icona, si attiva l'intelligenza artificiale che genera il risultato. Imparando a scrivere le giuste domande vedremo come ChatGPT può performare meglio di Google e sostituirlo in molti casi, dato che l'AI ad ogni ricerca presenta un unico risultato testuale invece che un insieme di risultati provenienti da diverse fonti web. In questo video partiremo dagli esempi di utilizzo di questo strumento gratuito per comprendere le sue potenzialità, mentre nella parte finale vedremo un breve tutorial per come accedere e utilizzare ChatGPT. Andiamo subito al primo esempio. Cercando cosa vedere a Bologna, ChatGPT può mostrare tutti i punti di interesse della città, come le due torri, la Basilica di San Petronio o il Mercato delle Erbe. In realtà, però, ChatGPT può fare anche molto di più. Scrivendo cosa vedere a Bologna se arrivo in treno e rimango 2 ore, ChatGPT suggerisce di concentrarsi nella zona del centro storico e iniziare da Piazza Maggiore. Come avete potuto vedere, i risultati di questa AI sono davvero notevoli. Vorrei però ricordare già adesso che non tutti i risultati di ChatGPT, come tra l'altro quelli di Google, devono essere considerati verità assoluta. La stessa piattaforma ci dice esplicitamente che potrebbe occasionalmente fornire informazioni errate. Nonostante questo, ChatGPT sorprende in moltissime tipologie di utilizzo. Possiamo, per esempio, chiedere di creare un sito web e l'AI genererà il codice. Ecco che ora sta generando il codice, in pochi secondi il nostro sito è pronto e possiamo provarlo online. Questo è un sito HTML base scritto in pochi secondi, ma ChatGPT può fare molto di più. Maggiore la competenza del programmatore e maggiore sarà l'utilità di ChatGPT. Anche chiedendo domande più specifiche, ChatGPT è in grado di generare il codice necessario oppure può tornare utile per risolvere bug e problemi vari nei progetti dei developer. Questo strumento è già in grado di utilizzare la maggior parte dei linguaggi di programmazione conosciuti. Questo non significa che il lavoro di developer sparirà, perché per ottenere le giuste righe di codice bisogna conoscere i linguaggi di programmazione e come funzionano. Si dimostra invece uno strumento utile per svolgere i progetti più velocemente. Molto più velocemente. ChatGPT può aiutare a svolgere dei lavori più velocemente anche in altri settori, come per esempio nel mio caso, ovvero il web design. Scrivendo Facebook Xcode avremo in pochi secondi il colore utilizzato da Facebook. Oppure, per avere un'idea di cosa inserire nel menu in fondo ad un sito, posso chiedere a ChatGPT di trovare 5 punti da inserire nel footer per un sito web, per esempio, che vende articoli per animali. Abbiamo visto come ChatGPT può essere davvero un ottimo strumento di supporto, sia per developer che per web designer. Il settore però in cui attualmente ChatGPT fa più la differenza è il copywriting. Già da molto tempo l'AI GPT-3, che non è accurata come ChatGPT, è stata sfruttata da alcuni copywriters per scrivere articoli più velocemente. Utilizzare ChatGPT per vendere servizi di copywriting può essere attualmente un'idea di business molto profittevole, visto che l'AI consente di generare contenuto in pochissimo tempo. Vediamo quindi come i copywriters possono sfruttare ChatGPT. In questo esempio ho scritto di generare un testo di 500 parole sulla blockchain. Ed ecco qua, in pochi secondi, l'AI ci presenta il testo. Penso che la maggior parte di noi non sia in grado di accorgersi che questo testo è stato scritto da un AI invece che da un umano. E a primo impatto anche un esperto potrebbe fare fatica a capirlo. Ora, da questo testo possiamo anche ricavare un riassunto, scrivendo per esempio di generare un riassunto di 100 parole. Penso sia davvero sorprendente. In questo modo i copywriters possono risparmiare molto tempo prendendo spunto dai testi di ChatGPT, oppure sfruttando anche altre funzioni come la traduzione o la correzione ortografica e grammaticale. Prima di passare al tutorial, l'ultimo esempio importante, anche se in realtà se ne potrebbero fare molti altri che magari vedremo in un prossimo video, è sfruttare la creatività di ChatGPT. ChatGPT è in grado di tornare d'aiuto anche per trovare nuove idee.
possiamo, per esempio, chiedere le idee per scrivere un libro di genere fantasy. E come possiamo vedere, anche nella creatività se la cava molto bene. Oppure, dato che siamo in periodo, delle idee di cosa regalare a Natale alla fidanzata. Abbiamo visto gli esempi di utilizzo più importanti, vediamo ora un breve tutorial per chi prova per la prima volta ChatGPT. Per iniziare ad utilizzare ChatGPT, come primo step cerchiamo su Google OpenAI. Clicchiamo sul sito di OpenAI e cerchiamo ChatGPT. Al momento lo possiamo trovare in alto al centro oppure in fondo alla pagina nella parte sinistra. Clicchiamo quindi in uno dei due ChatGPT e ci registriamo tramite un'email. Una volta registrati ci troveremo davanti alla pagina iniziale di ChatGPT. Prima di iniziare è importante sapere tre cose. 1. Occasionalmente può offrire informazioni non corrette. 2. Questa AI è allenata per rifiutare richieste inappropriate e 3. Al momento ChatGPT è aggiornata sugli eventi fino al 2021, quindi non torna utile per temi di attualità. A questo punto siamo pronti per provare ChatGPT e formulare la nostra domanda. Se non siamo soddisfatti della risposta, possiamo rigenerarla cliccando su Rigenera risposta. Ogni volta che clicchiamo su questo button scriverà qualcosa di nuovo. Ora, spostando lo sguardo a sinistra, possiamo nel momento in cui lo riteniamo opportuno iniziare una nuova chat. E proprio mentre preparavo questo video, ChatGPT ha implementato una nuova funzione. Rimanendo sempre nella colonna di sinistra, possiamo trovare tutte le nostre vecchie chat in modo da poter recuperare le informazioni che non ricordiamo. Infine, ChatGPT ha inserito anche la possibilità di passare alla modalità chiara o scura. ChatGPT può essere integrato anche in altri siti o applicazioni. Solitamente può tornare utile in applicazioni di appunti, come abbiamo visto nel precedente video su Logseq. Per utilizzare l'AI di ChatGPT al di fuori della sua piattaforma dobbiamo tornare sul sito di OpenAI e cliccare su API. A questo punto facciamo il login. Clicchiamo nell'icona in alto a destra del nostro profilo e andiamo su Visualizza chiavi API. Ora possiamo creare delle nuove chiavi API ed esportarle in altre applicazioni. Questa era la base per iniziare ad utilizzare ChatGPT. L'AI di questo strumento attualmente è ancora poco compresa e sottovalutata, ma sta rapidamente guadagnando popolarità. È forse l'applicazione web alla sua uscita cresciuta più velocemente negli ultimi anni. Ha raggiunto il milione di utenti in solamente 5 giorni. È un risultato sicuramente fuori dalla norma e in molti, date le potenzialità di questo strumento, stanno iniziando a chiedersi se in futuro potrà sostituire qualche lavoro. Purtroppo ChatGPT è già in grado di sostituire alcuni lavori di traduzione testuale. In questo esempio possiamo vedere come ChatGPT sia in grado di tradurre un testo in pochi secondi e la qualità della traduzione è già molto superiore a quella di Google Traduttore. Nei prossimi 5 anni ChatGPT potrebbe diventare una tecnologia sempre più importante e potrebbe mettere a rischio altri lavori. C'è da dire però che potrebbe anche facilitarne dei nuovi. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di ChatGPT e se secondo te potrebbe sostituire dei lavori oppure no. Non dimenticate il like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video.